Che spasso, Radio Spasso! Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Spasso, sono Walter Esposito, il presidente del gruppo subacquei federali FIPSAS Napoli. Siamo una scuola di subacquea, insegniamo alla gente comune ad immergersi, perfezioniamo concorsi sempre più avanzati coloro che sono già dei subacquei. Operiamo a Napoli e Pozzuoli. Su Radio Spasso iniziamo questa rubrica 100 secondi di subacquea. In questa manciata di secondi illustreremo le curiosità del mondo sommerso, di come ci si immerge. Cosa nasconde la superficie del mare? Cosa usano i subacquei? E tante esperienze di chi insegna e di chi va in profondità. I trucchi, gli espedienti, i segreti dei subacquei e degli apnesti. Tutto quello che in pratica capita appena ci immergiamo. Una volta Jacques Cousteau scrisse: «Dalla nascita l'uomo porta il peso della gravità sulle spalle, ma sotto la superficie dell'acqua siamo liberi». Ciao! Siamo gente di pianura, navigatori esperti di città. Il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne freddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente che muore di nostalgia, quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Gente di mare, e quando ci fermiamo sulla riva, gente che va e sguarda l'orizzonte se ne va. Gente di mare, portandoci pensieri alla deriva, per quell'idea di troppa libertà. Gente di mare se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente con sala che non c'è più, gente lontana che porta nel cuore questo grande fratello blu. Che spasso, Radio Spasso!